Poi ci sono le cose che non hanno funzionato, io lo riconosco, sono disponibile allora, a discuterne, una di quelle che sono non hanno disponibile a cambiarle, state parlando con me, non con l'ex, sono disponibile a sedermi da ieri, ecco, quando c'è stata la riforma, una sola cosa. Quella di lasciare Cesare Bonetti, sono disponibile a discuterne, se non quella ha funzionato discutiamo e capiamo. Vi obbliga a licenziarsi per poter avere dei soldi e a questo Bonetti punto naturalmente non dovrebbe non chiudere più perché non è un'azienda che merita di chiudere e che è stata evidentemente gestita in modo assurdo. Se quell'aspetto lì della riforma non ha funzionato, discutiamo, sono disponibile a fare questa discussione. Allora, Eva, stiamo in chiusura, una replica proprio da voi volevo. Rapidissima perché dobbiamo chiudere. Perché siccome da qui, da queste latitudini, a volte gli studi televisivi sembrano lontanissimi, qui hanno avuto un'idea per accorciare le distanze. Lorenzo. No, prima volevo dire all'onorevole Orfini che io i diritti li ho persi e non ho di più. Avevo 3 anni di mobilità, adesso non ne ho. Poi gli facciamo un invito a visitare il nostro sito, gli facciamo vedere il nostro sito al Capannone, tutta l'industria che avevamo all'interno dell'azienda, come noi eravamo capaci di lavorare. È invitato a venire qua, ne parliamo insieme poi sulla questione della riforma del lavoro. Benissimo. Perché ricordiamolo, questa è un'azienda di eccellenza. Io voglio solo chiedere a Marco un'ultima cosa. Ti stai per laureare. Sei un giovane, diciamo, che sicuramente si laureerà con